Termina in parità l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Terracina e Gaeta. Al Cola Volpe è 0-0 il punteggio finale, con qualificazione tutta rimandata al match di ritorno al Riciniello di Gaeta. Prima azione offensiva da parte della compagine ospite con il numero 10 Sessa, che mette il pallone al centro sul quale non arriva nessuno. Poi è il numero 7 Natiello a catturare la sfera, destro che termina sul fondo al minuto numero 1. Poi gol annullato al numero 9 Fioretti di testa, che mette il pallone in rete ma pizzicato in offside dal direttore di gara. Gaeta che invece è velenoso ancora con Sessa, palla alta sopra la traversa al minuto numero 9 della prima frazione di gioco, mentre Terracina che prova con Fioretti, destro alto sopra la traversa poco più tardi. Il Gaeta gioca una buona prima frazione di gioco agendo soprattutto alle spalle della difesa del Terracina, occasione che arriva al minuto numero 21, palla che termina al lato dopo la conclusione da parte di Natiello. È ancora Sessa invece a far venire i brividi alla difesa dei padroni di casa, sinistro a tu per tu che termina sul fondo. Vera altra azione offensiva da parte della formazione ospite è ancora con il numero 10 Sessa, che dribbla il suo diretto avversario, palla per De Crescenzo che prova la conclusione, interviene Martinelli e devia in corner. Terracina che prova a cambiare marcia nella ripresa soprattutto con due sostituzioni e gli ingressi di Botta prima e Selvini poi. È proprio il numero 11 a dare in là all'azione al minuto numero 15 del secondo tempo, cross all'interno della rigore per Fioretti che manca la conclusione ma viene comunque pizzicato di nuovo in offside. Terracina che allora va in verticale ancora con il suo numero 18 Selvini, che mette il pallone al centro ma non arriva nessuno per i Tigrotti. Gaeta che invece di nuovo alla mezz'ora nell'unica vera occasione del secondo tempo si rende di nuovo pericoloso, cross all'interno dell'area di rigore, Martinelli esce ma non con i tempi giusti e allora è Tataranno a dare il pallone di nuovo a Sessa. Martinelli si fa perdonare e devia in corner. Le ultime due azioni offensive sono per il Terracina, la prima è con Botta di testa, para Zuccaro e mette il pallone in corner. Infine è ancora Spirito a mettere il pallone al centro, interviene il numero 1 del Gaeta e dopo i 4 minuti di recupero per il direttore di gara può anche bastare qui